Sì, pronto, pronto. Ah, Manny Fresh ha fatto un video su di me dandomi del pensionato. Ok, allora adesso gli do una risposta. Prima scelgo la maglietta giusta e poi gli rispondo. Ok, adesso sono nella stanza, non efebica. Scelgo la maglietta per dare la risposta a Manny Fresh. Vediamo quale scegliere. Prendiamo, vediamo. Azerbaigian, Iran, Romania, Turchia, Brasile, Messico, Bulgaria. Russia? Potrei mettere anche questa qui Io dell'Afghanistan. direi di non fare magliette di paese, metterei questa, quella di Master Wallace. Adesso gli rispondo. Niente, allora, questa qui mi piace di maglia, per dare la risposta a Manny Fresh, visto che ha fatto un video dove mi ha dato del pensionato. Grazie Manny, ti ringrazio. Magari fossi pensionato, magari farei la firma domani mattina per essere pensionato. Purtroppo non sono ancora pensionato. Mi hai voluto dare del vecchio? Vabbè, io sono vecchio, non nascondo mica, sicuramente sono molto più vecchio di te. Però c'è una piccola differenza, che io nella mia vita, ho fatto più di 500 sinfonie, ma non al bagno Mariuccia, non al lago di Costanza o al lago di Zurigo, quelle non le considero neanche. Quindi ti auguro, caro Manny, di fare nella vita almeno 500 sinfonie, come l'han benedetto, e ti auguro, caro Manny, da quel punto di vista, almeno di fare un decimo, perché già un decimo sarebbe veramente un'impresa titanica. Bisognerebbe diventare degli Highlander, di fare da quel punto di vista lì un decimo di quello che ha fatto l'Hambenedetto. Io nella mia vita non ho mai avuto a che fare con minuteria metallica, ricordatelo. Manny Fresh. Allora, e ha fatto questo video dove ho utilizzato molto l'ironia. E adesso io faccio un video serio, non voglio fare ultimo. Ho fatto dei video molto ironici anch'io. Mi è piaciuto il video che ha fatto. Adesso sono serio, parlo seriamente. E perché ho utilizzato molto l'ironia? Dario Fo diceva che l'ironia era comunque il massimo livello di intelligenza. Come ho detto in un paio di video che ho fatto su di lui, il personaggio dal punto di vista molto YouTube è molto bravo, mi piace, si presenta molto bene, fa dei video molto simpatici e fatti come Dio comanda. E il personaggio mi piace, l'ho anche detto, io mi sono divertito sul discorso King, io sono il King comunque di Lugano. Allora, notorietà in Svizzera, non c'è paragone, io non ho fatto io il sondaggio che è più famoso. L'hanno fatto una pagina ticinese. Comunque, se i vari media ticinesi vogliono farlo, non c'è problema. Ho invitato Manny a fare un giro per Lugano. Facciamolo tranquillo, non c'è problema. Così ti faccio vedere chi è più conosciuto a Lugano, se io o te. Ma non è perché io ce l'ho con Manny Fresh, lo ripeto, Manny Fresh mi sta simpatico. Ha fatto anche un video carino. Mi piace molto il tipo di canzone che ha fatto, anche con Bello Figo, che è un personaggio divertente, simpatico. E in un panorama del mondo trap, true trap, lì io non seguo molto quella roba. Diciamo che anche la canzone che ha fatto è divertente, carina, orecchiabile, e meriterebbe molto di più di molti cantanti italici che secondo me non valgono niente. Quindi il personaggio mi piace, poi è molto divertente, simpatico, fa questi video, questo modo di parlare americanigianti. Io non ho a che fare con questo mondo, come puoi vedere. Io ho decine di magliette di posti che ho visitato, faccio una collezione, poi alla fine metto sempre quella, magari per distinguermi come personaggio, perché non è che Zanetti, quando andava a giocare a pallone, metteva la maglia del Milan, della Juve, della Lazio, metteva sempre quello. La gente non l'ha ancora capito. Discorso dissing, io non sto facendo nessun dissing con Manny Fresh, perché Manny Fresh è un personaggio che comunque mi piace, ok? Mi diverto con questo discorso del King, io sono il King, tu sei il King, poi gli ho detto che non è neanche il King, quindi non c'è problema, quindi il King di Lugano l'han benedetto. Allora, se avessi voluto fare dei dissing, l'avrei fatto con 3-4 personaggi che ci sono su YouTube che non mi piacciono per niente, qualunquisti che aspettano solo la tragedia per speculare su quello che poi succede, tipici populisti da bagno Mariuccia, che nella loro vita non hanno mai visto niente, potrebbero stare lì nella loro stanzetta o efebica o nella loro cucina o in quei 4 metri quadrati della loro vita piatta, squallida, monotona, insulsa, insignificante e compagnia varia. Quindi se avessi
dovuto farlo, lo farei con quelli, ma non li faccio perché altrimenti li farei pubblicità. Quando poi, e vi dico, vi spiego cosa succede, che io comunque mi metto a fare queste cose, è perché tutti ne traiamo vantaggio. Cioè, io parlo di uno, l'altro parla di me, quindi siamo tutti felici e contenti. Questo ho voluto anche un po' ironizzare, forse la gente non l'ha capito, così ve lo spiego, un po' sul mondo dei dissing che ci sono fra i vari rapper, trapper e compagnia varia, che vengono fatti non perché questa gente si scozza, perché non si piacciono, semplicemente perché porta vive, porta consenso, perché la gente piace questo. Mi sono anche voluto divertire per questo e farvi capire questo. Manny Fresh, lo ripeto, è un personaggio che a me piace, ok? Quindi non rompetemi le palle, è simpatico, ragazzo simpatico. Anzi, è divertentissimo il video quando parlava del cibo sano in certi posti, niente. Vieni che ti porto io, ti porto a Lugano, vieni con me, ti porto io al bar restaurant Emporio, ok? Ok, così ti offro io da mangiare, se vuoi, tranquillo, e ti inserisco in un mondo russofono, un mondo, e ti inserisco in un mondo russofono, un mondo russofono, ti faccio scoprire il mondo russofono. E poi un'altra cosa, comunque, Manny, io ho il triplo delle visualizzazioni su YouTube tue. Mi piace come personaggio, lo ripeto, mi piace come personaggio e gli auguro tanta fortuna, perché lui mi piace.